Ciao a tutti, io sono Giorgia e questa è The Dark Side of the Movies. Oggi voglio accogliere l'invito di un amico che mi ha chiesto di parlare del cinema francese. Personalmente non sono una grande fan del cinema transalpino, però posso dire che quando ero piccola ero rimasta proprio colpita dal favoloso mondo di Amélie, che continuo a rivedere in continuazione e non l'ho mai capito. Infatti è meglio se me lo andrò a rivedere. Il grande però successo del cinema francese è arrivato nel 2011 con la pellicola Quasi Amici, un film che io secondo me è favoloso perché tratta della tematica del diverso in due modi, ovvero parla del diverso in quanto differente di razza, quindi porta una persona di colore, e diverso in quanto disabilità, infatti ci sarà un disabile. Quello che il film di cui però voglio parlarvi oggi è tutt'altro, è il film diciamo il più recente della commedia francese, è uscito in Francia nel 2014, è arrivato in Italia soltanto nel febbraio dell'anno scorso e che in Francia ha avuto praticamente un grande successo, tanto da guadagnare al botteghino 80 milioni di euro, soltanto in terra francese, e acquistare di diritto una posizione nei la prima posizione fra i 10 film col più grande incasso di sempre. Si tratta di Non sposate le mie figlie, o se preferite con il titolo originale Cosa abbiamo fatto al buon Dio? Non chiedetemi di tradurlo in francese perché sennò caschiamo male, perché ho studiato il francese già 5 anni fa l'ultima volta alle medie, quindi io direi di evitare. In ogni caso, godetevi la recensione di Non sposate le mie figlie. Sposate le mie figlie è una commedia francese del 2014 che è diretta dal regista Philippe de Chaveron. Al centro della vicenda non c'è un unico protagonista, bensì un'intera famiglia, la famiglia Verneuil, che è rappresentata dai due coniugi, Marie e Claude. Claude è interpretato da Christian Clavier, un attore che ha già recitato al fianco di Gérard Depardieu in Asterix e Obelix contro Cesare, in quel caso aveva il ruolo di Asterix. Qui invece è Claude, un notaio appartenente alla media borghesia che è fortemente nazionalista e soprattutto razzista. Loro hanno 4 figli e neanche a farla apposta le prime 3 si sposano con dei figli di immigrati, rispettivamente con un ebreo, con un musulmano e con un cinese. La cosa bella del film è che subito entra nel vivo della vicenda, poiché le prime praticamente scene mostrano proprio il matrimonio di queste 3 figlie, con l'ebreo, con il musulmano e con il cinese, sono tutti felici, o apparentemente lo sono, mentre ci sarà proprio la foto di gruppo in cui tutti sorridono e ci saranno i coniugi Verneuil con 2 facce completamente da funerale. L'ultima speranza per i coniugi Verneuil è rappresentata dalla figlia minore, che è ancora single, e loro vorrebbero che lei sposasse un ragazzo di buona famiglia, ma soprattutto cattolico, è francese, proprio puro francese. Però una sera, quando sono ormai finite le vacanze di Natale, lei si avvicina ai genitori e dice: scusate, io mi sono fidanzata. Mi sono fidanzata con un cattolico. A questo punto tutti felici, soprattutto la madre, Mary, che è fortemente religiosa. Però c'è un problema. Il fidanzato della figlia minore si chiama Charlie, è cattolico, ma è scuro di pelle. E questa rivelazione metterà un attimo in atto tutti dei meccanismi che sconvolgeranno totalmente il rapporto all'interno di questa famiglia che era già precario. Infatti se da una parte i 2 genitori, ovvero Marie e Claude, lei andrà fuori di testa completamente, andrà dallo psicologo, lui inizierà battute di pesca proprio senza senso, ci sarà anche un attimo di sconvolgimento fra tutti e 3 i generi, fra i mariti delle 3 figlie.
che si spaventeranno anche loro, già diversi, si spaventeranno per l'entrata di un diverso. Appunto, come si è potuto capire, il tema centrale di questo film è l'accettazione del diverso, comunque l'odio razziale che c'è da una comunità verso le altre. È un tema molto sentito in Francia, in cui c'è i gruppi culturali sono molto miscelati tra loro, molto di più rispetto che in Italia. E secondo me l'idea geniale del regista è prendere proprio i gruppi culturali più diffusi in Francia, ovvero se da una parte c'è largo gruppo di francesi, ci sono però anche le comunità, come appunto in Italia, degli ebraici, dei musulmani e dei cinesi. E vanno proprio a raffigurare questo scontro fra questi diversi gruppi sociali. Questo scontro avverrà per la prima volta nel terreno forse più neutrale, ovvero la tavola. Saranno tutti insieme a tavola e si colpiranno l'un l'altro tirandosi frecciate. E la cosa ancora più bella è che vengono appunto per prendere in giro i vari membri o comunque per criticare le loro abitudini, verranno proprio presi in esame un po' gli stereotipi. Per esempio, ai musulmani verrà criticato il fatto che non mangiano maiale, o ai cinesi verrà detto continuamente musi gialli o che fregano la gente che hanno preso tutte le attività. Con l'ingresso di Charles, il film evolve ulteriormente. Ovvero, se da una parte viene preso in esame l'odio razziale del bianco verso il diverso, in questo caso viene preso in esame anche comunque l'odio, la paura più che altro per il diverso che hanno i tre generi. Si ha comunque appunto la paura nei confronti del nero da parte di tre religioni, di tre popoli diversi. Appunto il film si instaurerà con questo contrasto, queste battute sulle varie religioni, sempre però rispettosi, e la cosa mi è piaciuta particolarmente, verso le culture altrui. Perché per esempio si criticherà duramente il cinese, ma non verrà mai detto qualcosa di pesante contro di lui. Anche questo scontro delle culture emergerà non solo a tavola, ma anche in una scena, secondo me, messa ad hoc all'interno del film, che è stata molte volte diffusa all'interno delle clip, che è una scena che si ha davanti a un presepe. In quel caso non si sa, Charles non è ancora entrato in gioco, ma davanti al presepe ci sono i tre generi, tre mariti delle figlie e Marie. Marie dirà ai rispettivi bambini dei generi: guardate, quello è Gesù bambino, e loro diranno: eh no, questo non è Gesù bambino, è un profeta, o comunque le diverse interpretazioni che ha ognuno nella sua religione. Appunto, lo sconvolgimento nel film si ha con l'entrata in scena di Charles, e in questo punto viene una cosa secondo me geniale, che è il punto forte di un film già di per sé favoloso. Ovvero, se quando ci è presentato il confronto fra un bianco e nero, si è abituati a vedere solamente il punto di vista di un bianco, in questo caso il regista ha secondo me un'intuizione fantastica. Ovvero, se da una parte c'è Claude Verneuil che vuole che la sua figlia non si sposi assolutamente con Charles, dall'altra parte viene presentato il padre di Charles, che è un nero, che non vive in Francia, è stato pochissime volte in Francia, odia veramente i francesi poiché è stato un ufficiale di un esercito che ha combattuto contro i bianchi, e che è addirittura più razzista di Claude Verneuil. E quindi appunto ci saranno delle scene in cui si baserà completamente sul punto di vista del papà di Charles, di come lui vede i bianchi. Secondo me è una cosa fantastica, poiché non ho visto, personalmente non ho mai visto, che un regista si soffermasse sul punto di vista di una persona di colore. E così emergeranno anche non solo il nostro odio razziale verso di loro, ma anche il loro odio razziale verso noi bianchi. E così questo film verrà tenuto in piedi un po' da questi contrasti fra delle culture, appunto sempre rispettosi delle culture stesse. E in questo piccolo percorso, questo film non dura nemmeno 2 ore, si andrà anche un po' a scoprire i vari punti di queste culture. E alla fine del film si avrà proprio una lettura diversa dell'accettazione del diverso, che verrà espressa all'interno del film con una metafora apparentemente insensata,
che viene spiegata da Marie, appunto Marie Bernier, che è inclusa presso lo psicologo, appunto al suo psicanalista, che paragonerà l'accettazione e la paura soprattutto per il diverso con la sua paura per i topolini. E quella, mi raccomando, state ben attenti alla frase all'interno del film, sarà proprio la chiave di lettura dell'intero film. Quella che avete appena visto è la recensione del film Non sposate i miei figli di Philippe de Chaveron. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto lasciatemi un bel pollicione in su, in questo modo io capirò che quello che faccio vi piace veramente. Condividete il video con i vostri amici e assolutamente non dovete dimenticarvi di iscrivervi, logicamente se non l'avete ancora fatto, a The Dark Side of the Moon. Io invece vi saluto e ci vediamo alla prossima recensione. Ciao!